scorsa, tante volte mi arriva, fatto il tempo di realizzazione al quadrato. Perché? Perché deve proprio, se noi pensiamo di fare l'impresa, non dobbiamo parlarne tanto, dobbiamo metterci in campo subito. Perché il rischio è che più ne parlo, più comincio a ragionare, sragionare, poi sento che quella l'ha già fatta, mi vengono i dubbi. No, io devo avere una visione e devo sperimentarla subito, ma domani, ok? Sperimentando, tanto non muore nessuno, ci si organizza un pochettino e si riesce a fare anche questo. La conclusione è questa, la conoscenza è importantissima. Le competenze ci stanno se io ho le conoscenze. Ci sono tantissimi libri che si possono prendere, alcune proprio vanno a che fare con l'innovazione, con il design del valore, cioè tutte parole nuove che c'entrano molto con quello che abbiamo ascoltato oggi. E un altro, poi, così che mi piace sempre segnalarlo, anche se non è proprio recente, questo libro qua che si chiama Strategia Oggi. Questa è la storia di un saltimbanco e di un clown. Che negli Stati Uniti degli anni 80 avevano il problema che avevano i circhi, cioè erano di fronte a una scelta che diceva un po' questo. Il circo era considerato quasi uno zoo itinerante, era la possibilità nella provincia americana di vedere gli animali che nessuno aveva mai visto da vicino. Nascevano sensibilità ambientali, per cui si diceva ma forse addestrare gli animali e portarli in giro non è la cosa più intelligente, e dall'altra c'era una carenza di pubblico. Cosa succedeva? E se questo clown e questo saltimbanco continuavano a pensare di avere il leone più feroce o l'elefante più grande, avevano una strategia che era soltanto quella di rivolgersi al pubblico che già andava al circo. E quindi era un oceano rosso, era la competizione. Io, se faccio uno spettacolo di circo che attira più persone dell'altro, vinco e perde l'altro. Okay? E questa era. Quindi oceano rosso perché è quello dove uno vince e l'altro perde, ci si mangia, eccetera, eccetera. La strategia oceano blu è voltarsi e guardare dall'altra parte, cioè il rosso del sangue, ma se io mi volto vedo che c'è un oceano infinito davanti a me, che è quello delle persone che invece non andavano al circo, ma sarebbero andate al circo se il circo fosse stato uno spettacolo che aveva a che fare molto più col musical, senza animali. Poteva essere attraente per le famiglie, se c'era una musica dal vivo, ok? E nasce il Cirque du Soleil, ok? Un clown e un saltimbanco. Oceano blu. Se quei due lì avessero continuato a fare la tigre più feroce, non sarebbe successo niente. Allora questo è lo sguardo, con la creatività, l'innovazione, è guardare dall'altra parte. Se tutti fanno questa cosa qua, io devo fare una cosa che non fanno tutti, ma interessa a molti. E poi, ecco, ci sono delle associazioni di categorie, se voi entrate, comunque, è un'altra parola che non è ancora stata menzionata, ma che è fondamentale per il successo dell'impresa, che è la vendita, ok? E quindi ci sono tecniche di vendita, tipologie di vendita, quindi non so, qua c'è la Confcommercio distribuisce gratuitamente questi volumi, uno è il negozio nell'era di internet e l'altro è il negozio alimentare. Ecco, pensare che il successo, nel senso della sostenibilità di queste forme qua, è pensabile, ma bisogna pensare strategia oceano blu, cose nuove. Perché l'ennesimo negozio di prodotti a chilometro zero? Sì, se ha delle caratteristiche uniche e ripetibili che gli altri non hanno. Okay? E mi porta un pubblico che non compra già a chilometro zero, ma sarebbe interessato al chilometro zero se il chilometro zero avesse queste tre caratteristiche. E avanti su quello. Ok? Per cui, sempre nel percorso. Che si fa per fare questo tipo di progetti, un'attenzione alla conoscenza. E così come ci sono nuovi percorsi formativi, ci sono anche nuovi libri, che non sono quelli delle università o delle scuole, ma sono molto interessanti quelli che si trovano extra scuola, extra università, o di gente che si reinventa e che fa altro tipo di professioni. Punto. Va bene fino a qui, no? Benissimo. Okay. Grazie. Grazie. Allora. Ti faccio subito una domanda. Sì. Giulia nel suo intervento diceva noi dobbiamo fare in fretta alla fine, la dobbiamo fare entro poco tempo il passo in avanti. Detto tutto questo, quale può essere il percorso per
per fare in fretta, cioè non avendo a disposizione. Non così in fretta. No, certo. No, no, ma è volutamente, è volutamente provocatoria la mia cosa, no? Nel senso che se ci sono io, quindi ecco. Se dovessi uscire da qui e dovessi veramente farlo in fretta, avrei bisogno di correre, insomma, ecco. Tutto questo è molto carino, molto bello, è intrigante tutto quanto. E il dubbio che ti dicevo prima che tu iniziassi, no? Cosa facciamo domani? Abbiamo qualche domanda? Ecco. Vai. Allora, noi come associazione, a questo punto, ricompresa ufficialmente nel progetto Muri e Secco, siamo però un'associazione, diciamo, a sé stante. Abbiamo, stavo leggendo, abbiamo le 3B, ce le abbiamo tutte e tre come associazione. Persino la seconda, appunto. È fantastico, sì, molto fantastico. Abbiamo persino